Allora, ciao ragazzi, in questo video andremo a vedere insieme come usare le storie su Instagram per aumentare l'engagement e per portare traffico su un sito web. Allora, le storie su Instagram sono uno dei più grandi aggiornamenti della storia su Instagram, da quando è nato Instagram e da quando è nato Snapchat anche, visto che Instagram Stories e Snapchat sono molto simili. Bene, per ora Instagram ha un vantaggio grande rispetto a Snapchat, ossia la possibilità di inserire un link nella biografia. E quindi adesso vediamo come poter sfruttare questa duplice funzionalità, ossia le storie insieme al link nella biografia di Instagram. Ok, uno dei più grandi vantaggi delle storie, ossia del formato video, è la possibilità di rendere i contenuti molto più personali e dinamici. Il fatto di dividere i contenuti in micro video da 10-15 secondi ciascuno rende molto più facile creare una continuità nei contenuti e rendere i contenuti coinvolgenti. Quindi invece di vedere 3 minuti come su YouTube, quindi siamo scoraggiati, tra virgolette, a voler vedere 3 minuti di video, con Instagram Stories e Snapchat vediamo micro pillole alla volta che ci spingono a vedere il contenuto successivo. Questa è una strategia perfetta anche per creare una specie di sales funnel o inviti a delle call to action su Instagram Stories. Quindi, se volete promuovere il vostro sito, il vostro prodotto, qualsiasi cosa abbiate nel link nella biografia, ora, grazie alle storie, sarà molto più facile cercare di coinvolgere in maniera attiva i vostri follower e invitarli poi a cliccare nel link sulla biografia. Allora, di solito quello che faccio io nei miei account è creare una sequenza di video che massimo dura 10 snap al massimo, 10 micro video, per invitare alla fine gli utenti ad andare. Allora, questa è la sequenza che in genere cerco di seguire. Il primo video è una presentazione che serve anche a dare una panoramica dei contenuti che andrò a spiegare da lì al minuto successivo, praticamente. Poi tendo a dare 3 consigli pratici in modo che siano appunto veloci, delle micro pillole. E alla fine pongo una call to action che può essere: ok, adesso andate a vedere il link nella biografia per scoprire di più su quello che ho appena detto, o scaricare una guida gratuita, o avere lo sconto del prodotto, o sapere qualcosa di più riguardo a quello che appunto ho detto. Questo può essere fatto anche come introduzioni a video più lunghi oppure a blog post, quindi contenuti più lunghi che richiedono più tempo e quindi una concentrazione maggiore sul contenuto stesso. Ricorda che Instagram Stories e Snapchat sono fatti per consumare contenuti in modo rapido e veloce, quindi non dobbiamo soffermarci molto sulla parte analitica dei contenuti, ma dobbiamo invitare il prima possibile a prendere un'azione al di fuori del social stesso. Quindi questo è molto importante. Un'altra cosa che ti consiglio di fare se vuoi aumentare l'engagement e vuoi spingere i tuoi follower a prendere un'azione è fare degli shout out attraverso Instagram Story. Questo è un modo interessante che non converte come il semplice e il solito shout out su Instagram, ossia menzionare un altro account per spingere i tuoi follower a seguire quella pagina, però può essere fatto in maniera diretta e personale con altri utenti. Quello che consiglio di fare utilizzando l'Instagram Stories e facendo uno shout out è quello di incontrarsi direttamente con la persona, se è possibile creare una storia insieme e menzionare la persona in Instagram Stories per invitare le altre persone a seguirla. Questo è molto più efficace perché i follower hanno modo di toccare con mano i contenuti che andranno a sperimentare o seguire sull'altro account ancora prima di iniziare a seguirlo. Ripeto, i contenuti video hanno un grandissimo vantaggio, sia quello di rendere i contenuti personali, dinamici, ancora più coinvolgenti e quindi spingono molto di più anche la call to action. Quindi decisamente Instagram Stories è uno strumento molto utile e interessante se vogliamo convertire e spingere i nostri follower o la nostra follower base ad un'azione specifica. Bene, questo era il tip di oggi. Se ti va, lasciami un like, un commento, iscriviti al canale YouTube e puoi scaricare la guida gratuita che trovi in descrizione a questo video per aiutarti a crescere su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e a presto!